Allora, innanzitutto grazie, buonasera, grazie per la vostra presenza. Sono molto felice di poter concludere qui quello che abbiamo iniziato qualche giorno fa e che è uno dei carismi più importanti e anche tra i più profondi aspetti della nostra esistenza. Innanzitutto, i sospesi rappresentano, non so se avete mai... Mi è mai capitato, a me è capitato tante volte, quello di avere fretta di stare uscendo da una stanza e rimanevo impigliato con il maglione o la giacca, la maniglia della porta, vi è successa sta roba qua. È interessante, vedo che tutti fanno così con la testa. E in quel momento ci sono due possibilità, o ti innervosisci ancora di più, oppure ti fermi, capisci che devi mettere più attenzione a quello che fai, più cura, capisci anche che magari... Proprio quell'incidente ti ha fatto notare che ti eri dimenticato qualcosa o che c'era qualcosa fuori posto che dovevi chiudere o fare. Mi è mai successo questo, no? Allora, i sospesi sono un po' così, sono come degli elastici, però vorrei iniziare in maniera un po' più scientifica. Vi voglio raccontare una storia che è accaduta a Berlino nel secolo scorso, quando una psicologa molto brava, che si chiamava Bluma Zeigarnik, insieme al suo professore, che è Lewin, che è uno dei fondatori della psicologia sociale, quindi un grande professore, un grande ricercatore, escono a cena con il gruppo di dottorandi a Berlino e vanno a mangiare fuori. E gli succede una cosa che forse è capitata anche a noi, a me è successa, e cioè che il cameriere, sono rimasti stupiti per il cameriere arriva, prende le ordinazioni senza scrivere, e ritorna ricordandosi perfettamente cosa avevano ordinato da mangiare e da bere e chi lo aveva ordinato. E loro rimangono tutti meravigliati, poi lo guardano, vedono che fa lo stesso negli altri tavoli e dicono: ma noi siamo professori universitari, ricercatori, dovremmo avere un livello di cultura, di intelligenza, eppure questo qua, secondo me, come memoria, come intelligenza, ci supera tutti. E iniziano a disquisire su come sia possibile un fenomeno del genere. Beh, fatto sta che finisce la serata, escono e Bluma Zeigarnik si è dimenticata la borsetta dentro. Quindi ritorna dentro, vede il cameriere e dice: mi scusi, mi può aiutare a trovare la borsetta? L'ho dimenticata qua. E il cameriere gli dice: mi scusi, non mi ricordo dove eravate seduti. Dice: come non si ricorda? È stato tutta la sera. No, è che non mi ricordo. Lui gli spiega che in buona sostanza, quando finiva di fare una comanda e di portare gli ordini, lasciava andare completamente quell'aspetto perché l'aveva terminato e poteva, la sua mente poteva completamente concentrarsi nell'azione successiva, portandosi con intensità nell'azione successiva. Quindi, da questo iniziò a studiare le dinamiche della mente umana. E dimostrò scientificamente quello che al giorno d'oggi è conosciuto come effetto Zeigarnik, cioè che quando un compito che noi abbiamo non viene portato a termine, si crea uno stato mentale di tensione. E questo stato mentale di tensione impedisce alla nostra mente di iniziare un altro compito da zero, portandosi completamente nella leggerezza assoluta in qualcosa di nuovo. Quindi quando la nostra mente entra nel programma, le cose iniziate vanno finite. Avete presente questo programma della mente? Allora il cervello continua a ricordarcelo fino a che noi non portiamo a termine il compito. E questo è estremamente interessante. Io nel libro racconto, prendetelo quel capitolo perché è potente, forte. Io racconto che durante un ritiro di meditazione in Spagna eravamo a Tarragona, a un certo punto in una pausa meditativa abbiamo fatto una passeggiata in spiaggia e a un certo punto c'era un chiosco aperto. Io ho fatto l'errore di avvicinarmi al chiosco e c'era un contenitore di mais, vendevano, se tu mettevi le monetine, ti dava un po' di popcorn, e c'era una canzoncina che è Palomita di mais. Palomita di mais. Voi non l'avete mai sentita perché in Italia non c'è, ma mi è entrata come un tarlo nella testa. Sono tornato a meditare dopo e non c'era verso. Nel silenzio io sentivo ta 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 ta
cioè di utilizzare quella canzone come mantra e per 10 minuti di cantarla. Quindi il mio cervello si è saziato e finalmente ho potuto lasciarla andare. L'effetto Zeigarnik
viene utilizzato moltissimo anche nelle pubblicità, oppure nei trailer dei film. Avete visto quando viene creata una tensione, una curiosità pazzesca attraverso delle scene che sono particolarmente intense, significative, e poi chiudono nel momento di maggior suspense. Subito dopo la data dell'uscita del film. Avete presente questa cosa? Questo è il chiaro, il classico effetto narrativo che viene chiamato cliffhanger, quindi che serve a generare un senso di profonda incompiutezza, perché il tuo cervello, per chiudere quella dinamica, deve andare a vedere il film. Quindi è utilizzato l'effetto Zeigarnik in mille momenti. E questi sono i cosiddetti elastici, diciamo. Il carisma nei sospesi è un passaggio molto importante nel proprio percorso di integrità, perché l'essere umano comune ignora che moltissimi dei nostri disagi, molti dei nostri disagi, dipendono da questi elastici, che sono i sospesi, che noi accumuliamo, poi vogliamo andare liberi nel mondo, ma l'elastico si tende ogni volta che noi cerchiamo di allontanarci troppo per viaggiare liberi, no? Per seguire la nostra vocazione, il nostro destino, l'elastico ci dice: devi tornare indietro, non puoi andare avanti se non risolvi questa cosa. Quindi si tende gradualmente, all'inizio non ci rendiamo conto della sua presenza, però più la distanza aumenta e più la forza dell'elastico ci richiama indietro e siamo costretti appunto a tornare e a risolvere. Vi faccio un esempio per condividere più profondamente quello che sto dicendo. Non so se vi è mai successo, se avete mai vissuto, però quando una relazione si conclude, ma quella relazione ha dei sospesi, noi possiamo avvertire la presenza di questo elastico in molti modi. Per esempio, sentendo il bisogno di continuare a provvedere all'altra persona costantemente, anche se non abbiamo nessun obbligo verso questa persona. Oppure provando senso di colpa, quello è un elastico, percependo per esempio quella persona e la sua presenza in maniera ossessiva, anche se non è più fisicamente vicino a noi. Oppure non riuscendo a trovare un'altra persona con cui iniziare una relazione profonda, perché nonostante tu ti senta aperto a nuove possibilità, c'è un aspetto energetico profondo che non hai guarito, non hai risolto. Non so se vi risuonano le parole che sto dicendo e se vi è mai capitata una situazione del genere, però vorrei entrare con voi più in profondità nelle dinamiche che creano sospesi nella nostra vita, capire che cosa vuol dire avere dei sospesi e soprattutto come poterli sciogliere da un punto di vista energetico. Noi sappiamo che la causa fondante di un sospeso è molto più profonda di quello che crediamo, molto più profonda. E dobbiamo ricercare la causa della manifestazione dei sospesi nella nostra vita nella mancanza di integrità. Non siamo delle ciotole integre. E quindi noi iniziamo a accumulare tantissime situazioni, anche piccole, che creano però senso di incapacità, di pesantezza, di ansia e rendono la nostra energia un'energia stagnante. Non so, la lista potrebbe essere lunga: matrimoni zoppicanti, relazioni che sono concluse da tempo ma che trasciniamo moribonde perché non riusciamo a chiudere, oppure litigi tra amici, tra familiari che poi rimangono sospesi, non risolti per anni, oppure dispute al lavoro, dei lavori che avete concluso, delle relazioni che restano nel dolore o nella sordità, nel silenzio, o anche per esempio questioni personali. Non so se vi è mai capitato di rimandare una visita medica importante o l'iscrizione a un club o a una palestra. O qualcosa che dovete fare per alleviare un problema fisico, anche semplicemente una dieta alimentare, un regime alimentare, oppure un percorso personale che sai che devi fare, per esempio il filo d'oro, però ti spaventa e non lo inizi, lo rimandi. E quello è un sospeso. Scusate, mi è venuta fuori, è stata più forte di me. Ma c'è una regola. La regola che ho condiviso anche domenica e che voglio riportare qui con voi è una regola molto potente, molto forte, è presente in diverse tradizioni sapienziali, anche iniziatiche molto antiche, ed è un superpotere, cioè chi riesce veramente a applicarla ha un potere straordinario, vive con un'integrità, con una forza straordinaria.
Ed è un atto in sé questa regola che ha una portata straordinaria, veramente straordinaria. Ripeto questo termine perché provate a applicarla e ditemi se riuscite a farlo. Quindi la regola è questa: risolvi tutti i sospesi entro 3 giorni da quando si sono creati. Ci sono alcune situazioni che non possono essere risolte perché la volontà non dipende da te, dipende anche dall'altra persona. Quindi o tu hai il potere di cambiare veramente, anche attraverso degli atti di umiltà grandissimi, il corso delle cose, oppure devi risolverla dentro, la situazione completamente, risolverla dentro e poi lasciarla andare. Voglio farvi un esempio personale, anche molto, molto particolare, perché funziona con me, ma probabilmente non funziona con molti di voi, con i miei genitori ha funzionato esattamente al contrario. E c'è ad esempio una regola, che è quella di non accettare denaro in prestito. E tendenzialmente di non prestare denaro. Perché? Allora, innanzitutto vorrei entrare con più delicatezza stasera dentro questa tematica, perché è una tematica per me che è capace, se riusciamo a comprenderla profondamente, di operare dei grandissimi cambiamenti, delle grandissime trasformazioni nella nostra vita, migliorando enormemente la nostra energia. Anche perché guardate che molte persone arrivano al momento del trapasso che hanno lasciato tante cose incompiute, tante. E questo non crea le condizioni buone per morire in uno stato di grazia, in uno stato di integrità. Probabilmente, e io ho visto tante persone accompagnandole che morivano con dei rimpianti, con delle profonde insoddisfazioni. E in questo cammino che stiamo facendo insieme, che vi invito ad approfondire attraverso il libro può diventare un manuale. Le persone si possono riunire, applicare, approfondire, sviscerare. Dentro l'Academy faremo questo. E il filo d'oro è di fatto il cammino dei Patra, approfondito. Però il cammino dei Patra proprio ci invita a evitare che questo accada. Anche, guardate, nelle piccolissime cose, un debito non pagato, una gentilezza che non viene ricambiata, no? Oppure non aver chiesto perdono, non aver chiesto scusa o non aver concesso neanche il perdono. Questo impedisce al cuore proprio di sentirsi in pace profondamente. E un altro esempio che vorrei concludere, che avevo lasciato sospeso, è il denaro. Io non. Pensate a questa dinamica. Voi prestate denaro a una persona. Questa persona non è in grado di restituire quel denaro a voi. E dentro di lui accadono, non vi sto dicendo di non aiutare le persone, anzi vi sto dicendo però di farlo con consapevolezza di queste dinamiche. Pensate a una persona appunto a cui voi prestate denaro o che vi prestano a voi denaro e voi non siete in grado di restituirlo. Dentro di noi scatta un meccanismo di compensazione molto forte. Questo meccanismo funziona in questo modo. Io non mi sento adatto, all'altezza. Vivo una frustrazione molto profonda per non riuscire a restituire il denaro. Quindi o faccio un grande atto di umiltà, oppure una parte di me tenderà a distruggere quella persona che mi ha prestato il denaro. Perché? Perché rappresenta il mio fallimento, la mia incapacità. Allora una parte di me inconsapevole cercherà di criticarlo, cercherà ogni possibile soluzione per dire non sono io sbagliato, è lui che è una brutta persona. È un meccanismo inconsapevole, molto potente, molto profondo. Quindi bisogna stare estremamente attenti quando si presta denaro, bisogna mettere in conto di lasciare andare quella cosa lì. Un'altra cosa che accade è quando tu fai l'elemosina. Quando tu fai, tra virgolette, l'elemosina, per esempio c'è qualcuno a semaforo che arriva, bisognerebbe chiedersi perché si sta dando quel denaro. Stai dando quel denaro perché quella persona ti sta infastidendo, la vuoi togliere di mezzo, ti spinge a dargli il senso di colpa. Ma l'aspetto più profondo e sconcertante è che se tu vuoi veramente aiutare questa persona, potresti, anziché dargli quel denaro, prenderla, lavarla e offrirgli una possibilità di lavoro. Salvo poi scoprire che il 90% delle volte non vogliono quel lavoro, non vogliono uscire da quella condizione. Vogliono essere pagate perché quello è il loro lavoro. È quell'immagine che crea pietà o che crea desiderio di aiuto, è il loro modo, è proprio il loro modo di
rappresentarsi in questo mondo. Per noi invece il nostro Dharma, il nostro sentiero è quello di essere consapevoli di tutto quello che ci muove, tutto quello che ci muove. E non sto dicendo di aiutare le persone, ci sono tanti modi di aiutare le persone, sto dicendo che se le vuoi veramente aiutare dovresti avere più empatia, come ho detto prima, perché non lo porti a casa tua, lo lavi, lo nutri, gli dai delle possibilità, anziché pagarlo perché continui a rimanere in quella condizione, tra l'altro. Proviamo a guardare oltre la superficie delle cose. Che cos'è che resta sospeso nella nostra vita e quali sono le manifestazioni di questo? C'è bisogno sicuramente di un grandissimo cuore, innanzitutto però verso noi stessi. E la stessa cosa nei sospesi accade quando una relazione finisce e la persona sparisce senza dare spiegazioni. Rimane un vuoto pazzesco, a volte devastante psicologicamente. Ci sono delle persone che si autopuniscono per questo, che credono di non valere abbastanza, di non essere degni di una chiamata, di degni di una chiusura, si colpevolizzano moltissimo per questo. E quando una relazione rimane in sospeso, di solito la persona spera profondamente nutre sempre una speranza, no? Che le cose cambino, che la persona si rifaccia sentire, e rientrano in questo vortice. La verità è che il primo passaggio interiore da fare per porre veramente fine a una relazione che si è conclusa senza che ci siano spiegazioni è quella di compiere tu la scelta. Cioè, smettere di lasciare quel sospeso nell'aria è una decisione che devi prendere tu personalmente, devi evitare di prolungare quell'agonia in ogni modo, devi scegliere di affrontare l'inevitabile, devi pronunciare tu quell'addio di fronte proprio a quel silenzio, devi farlo. E il secondo passaggio, la maniera migliore che conosco per venirne fuori, consiste, c'è una bellissima masterclass sulla ricapitolazione rispetto a questo, vi invito a ripeterla, vi invito a approfondirla nella calma. Non è quello di distrarsi, di anestetizzarsi, di entrare in mille altre esperienze o mille altre relazioni che sono un tappo a quel dolore, a quel vuoto, ma al contrario, creare dei momenti rituali durante la giornata dove attraverso le tecniche corrette, la meditazione, la respirazione, devi entrarci completamente in quello che senti. Devi riconoscere quella ferita, devi dare attenzione tu a te stesso, senza fuggire, senza abbandonarti, devi dare valore a te stesso, devi curare l'essere che si è fessurato, che si è fratturato, devi respirare, sentire, curare quel dolore, anche attraverso quello che senti in profondità, devi rilasciare e devi dargli voce, devi ascoltarlo, devi dargli una forma nel tuo corpo. Un insieme di sensazioni, devi entrarci attraverso il respiro, devi sciogliere quelle sensazioni, devi ricordarti che hai potere su quello che senti e poi devi lasciare andare, devi morire e devi rinascere. Quindi vi invito innanzitutto a esplorare più profondamente nell'Academy la masterclass della ricapitolazione. Oggi faremo una piccola esperienza di quello che vi sto dicendo. Però è così. Un esempio che fatto spesso e che vi ho ricordato spesso e che oggi voglio riportare è che mio nonno mi ha insegnato ad andare in bicicletta mettendomi sulla sella, togliendo le rotelle e dicendomi vai. Se voi volete imparare a attraversare la paura, paradossalmente dovete salirci su quella paura, dovete sentirla, dovete esplorarla, non rifiutarla, controllarla, perché quella è la maniera migliore per tenerla lì. Allora proviamo adesso a entrare, proviamo a sentire insieme cosa c'è dietro un sospeso. Quindi ognuno di voi pensi a un suo sospeso relazionale, lavorativo, a un sospeso che dici lo farò dopo, meditare, sì, farò domani. Meditare, adesso ho mangiato, sono stanco, devo uscire, ho questo problema, meditare dopo, meditare dopo. A parte gli scherzi, vediamo cosa può esserci dietro i nostri sospesi. La prima dinamica dietro un sospeso, ed entreremo in profondità in questo tema, anche poi in Academy, nel Filo d'Oro, sicuramente è l'evitamento, cioè evitare. Perché questo? Perché evitiamo? L'evitamento è dovuto alla sensazione, no? Che si creano, che il sospeso crea. Per esempio, la sensazione di non valere, la sensazione di non farcela, la sensazione di non essere all'altezza, di non essere degni, è una sensazione di vergogna. Quando una situazione mi fa provare questo, io la evito quella situazione e si crea il sospeso. Questa è la prima dinamica, una dinamica proprio di evitamento. Non so se risuonano le parole che sto dicendo, no? In alcuni di voi, credo. Poi c'è il perfezionismo.
Cioè, i sospesi si creano perché noi abbiamo un eccesso di perfezionismo, no? Che potrebbe condurci a una stasi. Non ci sentiamo mai abbastanza, non ci sentiamo mai pronti. Non posso insegnare questo perché rimandiamo all'infinito, no? Con la conseguenza che per la paura che sentiamo, per la paura che proviamo di non riuscire a farcela, di non farlo perfetto, di non essere degni, di essere giudicati, rifiutati, abbandonati, guardate come funzioniamo. Finiamo per non farla mai quella cosa lì. E invece bisogna iniziare. Iniziare con cognizione di causa, no? Quindi evitamento e perfezionismo sono due strategie straordinarie che esistono dietro i sospesi e che creano i sospesi. Quindi quando poi vi chiederò di fare una lista di sospesi, dovete innanzitutto capire se il tuo sospeso, la tua dinamica di sospeso nasce attraverso l'evitamento, attraverso il perfezionismo, oppure una terza possibilità è che sia la paura. La paura dell'insuccesso, ma attenzione, anche la paura del successo. Anzi, forse a volte è proprio la paura del successo che ci spaventa di più. Cioè, cerchiamo di evitare di confrontarci con il nostro senso di incapacità. Abbiamo paura di non riuscire a raggiungere il risultato, l'obiettivo che ci siamo posti. E quindi temiamo, abbiamo paura profonda di fallire. E quindi di scoprire che non siamo degni, che non siamo abbastanza. Però prima ho detto anche che possiamo avere paura al contrario, non solo di fallire, ma di avere successo. Forse questa è la paura più grande, no? Perché avere successo vuol dire poi avere più responsabilità, che gli altri potrebbero chiederci di più, pretendere migliori risultati, potremmo creare delle aspettative per non riuscire ad avere successo di nuovo e quindi deludere le altre persone. Non ci facciamo mancare niente. Io mi ricordo un mio collega universitario che non riusciva a concludere gli ultimi esami perché aveva una paura abissale di laurearsi perché finito, concluso quel sospeso, avrebbe dovuto prendere in mano la sua vita, scegliere di lavorare, aveva paura di non trovare lavoro, aveva paura di perdere la libertà degli studi universitari, non so se molti di voi credo che risuonino con quello che sto dicendo, no? Quindi molte persone hanno paura di affrontare un cambiamento radicale nella loro vita. E anche di assumersi la responsabilità, poi nel caso del mio collega universitario, di cercare il lavoro, di essere indipendente dalla famiglia, oppure molte persone lasciano delle cose in sospeso perché hanno paura di intraprendere una carriera di successo, il proprio successo, no? Oppure anche semplicemente di seguire una dieta alimentare in maniera rigorosa, o soprattutto di iniziare una relazione profonda sentimentale. Hanno una paura infinita di soffrire. E allora lasciano quel sospeso, creano quei sospesi. Però c'è un'ultima dinamica che riguarda i sospesi, che invece è il fatto che tu ti opponi. Ti opponi. Perché ti opponi? Hai una difficoltà enorme a portare a termine qualcosa, un compito che ti è affidato, semplicemente perché non corrisponde al tuo dharma, non corrisponde alla tua natura autentica, profonda, non è un bisogno della tua anima reale. Non ti appartiene davvero, te la racconti, te la racconti, te la racconti, magari stai semplicemente cercando di essere accettato, amato, di essere accolto da qualcuno, di dimostrare che sei bravo a qualcuno, ma non ti appartiene. Quella cosa lì non ti appartiene, allora crei un sospeso, inizi a boicottare, a far andare male tutto quanto. Di queste quattro dinamiche che ho citato, l'evitamento, il perfezionismo, la paura e l'opposizione, vi prego, provate a sentire, a cercare quale di queste quattro vi appartiene di più, se c'è qualcosa che vi appartiene di più, o semplicemente indolenza, o semplicemente paura di cambiare, paura di vivere, paura di morire. Quindi vi chiedo, prima di aprire uno spazio alle domande e di approfondire l'argomento, vi chiedo di pensare di fare una lista di 7-10 sospesi. Anche cose semplici, eh? La telefonata che devi fare da mesi ma che rimandi, se c'è qualche regalo che ti sei dimenticato di dare a qualcuno, se dovresti fissare qualche appuntamento e non lo fai in agenda, oppure quel libro che dovresti finire di leggere, per esempio, come se tutto fosse un miracolo. È incredibile, no? Un libro che parla
di sospesi, lo lasciate lì in sospeso. Mi raccomando, leggete anche l'epilogo alla fine. Nell'epilogo alla fine c'è una grandissima provocazione al sistema di educazione. Non lasciate come se tutto fosse miracolo in sospeso. Finite questo libro. Se no l'effetto Zeigarnik karmico di questo libro vi accompagnerà. Oppure un libro. Io nel mio comodino ho, credo, 8 libri, altri, che devo finire di leggere, complessi, e sono lì. Oppure un viaggio che è da tanto tempo che devi fare e non fai. Per esempio in India, il prossimo anno con noi. Oppure la multa, io grazie a Dio c'è ancora qua in Sardegna la mamma che vi ho detto, no? Vi ho raccontato domenica che c'è il Buddha, Gesù Cristo e poi c'è la mamma, insuperabile. La mamma che ogni tanto vede queste multe si impietosisce appunto e scioglie il mio elastico. Quando sono di fretta, in viaggio, poter chiamare e avere ancora la madre o il padre, una fortuna grandissima. Quindi innanzitutto vi chiedo di fare questa lista e di identificare lo schema principale, come vi ho detto prima, che ti spinge a procrastinare, cioè come accade a te, che sensazioni si creano. Proviamo a rallentare e a entrare nel sospeso. Com'è che inizi a rimandare? Com'è che dici a te stesso, guarda, lo faccio più tardi, ora non ho voglia, lo farò quando è il momento? Oppure semplicemente neghi a te stesso, dici non ho l'energia, no, per affrontare questa situazione, mi manca il coraggio, oppure senti vergogna, oppure semplicemente non vuoi affrontare degli aspetti di te che entrano in gioco perché ti danno dolore. Pensate che nel cammino dei Patra impariamo, e questa è una cosa straordinaria, a avvicinarci il più possibile in una condizione dove non ci sono sospesi, quantomeno dentro di noi. Ed è una leggerezza, un'integrità, un potere incredibile. Se ci pensate, molte crisi ci scuotono da questo torpore, molte crisi ci scuotono da questo torpore. Quindi innanzitutto dobbiamo chiederci, e stasera è importante entrare in profondità, cos'è che ho lasciato in sospeso nella mia vita? Questa è la domanda che vi faccio. Cos'è che hai lasciato in sospeso nella tua vita? C'è qualcosa? E la seconda domanda che faccio a tutti noi, per comprendere come trovare la forza di risolvere alcuni sospesi che sono lì da 10, da 20 anni, sono alcune semplicissime domande. Quando c'è un sospeso che tu non riesci a risolvere, la cosa più importante che posso consigliarvi, leggetelo innanzitutto il capitolo fino alla fine, perché la parte più importante del capitolo dei sospesi sono le ultime pagine, ed è quello di relazionarvi con l'evento morte. Con l'evento morte. E quindi chiedervi, se morissi adesso, ma fare proprio questa meditazione profonda, se morissi in questo istante o se fossi dentro il processo della mia morte, quali sono le cose più importanti che io ho capito di questa vita e della vita? Quali sono le cose più importanti? Cosa lascio di importante alle altre persone, di veramente importante alle altre persone? Cosa gli lascio? Non a livello materiale, ma di opere compiute, di pensieri che ho fatto, di azioni che ho fatto, che cosa lascio alle altre persone di importante? E l'altra domanda che vi pongo, che mi sono posto, è che cosa porto con me? Cos'è che porto con me? C'è qualcosa che posso portare con me? Che cos'è? È il senso di me stesso, è la consapevolezza di me stesso, è il fatto di aver reso questo istante casa, nel dolore e nell'amore. E un'altra domanda interessante è che possiamo porci è: sto davvero facendo ciò per cui sono nato? Ho trovato la mia vocazione, ho trovato il proposito profondo della mia vita che mi permette di alzarmi dal letto anche nel momento di crisi più buia, più nera, che mi dà la forza di alzarmi, di respirare, di sentirlo quel dolore.
se morissi in questo istante, se tu morissi in questo istante, saresti realmente, realmente soddisfatto di te, realmente soddisfatto di te? Per me queste sono domande che potrebbero trasformarsi nella meditazione del prossimo periodo per noi. E sono domande che ci riportano all'essenziale, alle cose importanti, ci riportano a trovare la forza di sciogliere i sospesi. Stasera siamo entrati in due aspetti importanti. Il primo è la regola, provare a recuperare questo enorme potere, non lasciare le cose in sospeso per più di 3 giorni. Se non si riesce esternamente, risolverle quantomeno dentro, completamente, profondamente. E la seconda indicazione è quella di chiedere di rapportarvi con l'elemento morte per ritornare all'essenziale, per avere la forza di liberarvi da tutto ciò che vi appesantisce. Sapete, spesso mi è accaduta questa cosa, quando accompagno una persona al fine vita. Di solito la persona resiste, non vuole morire, ha paura della morte, non vuole lasciarsi andare, non vuole lasciarsi andare. E quando questo accade, e io no, capisco che non è la persona in sé, capisco che il motivo magari è per la paura del dolore che crea ai familiari, allora chiedo un atto molto forte alle persone. Cerco di capire qual è il familiare che lo sta trattenendo di più. E chiedo a quel familiare di avere l'umiltà e l'amore di andare lì e di dargli il permesso di morire. E a volte è accaduto che dopo che quella persona si avvicina al letto e gli dice: io ti do il permesso, vai, dopo poco, pochi minuti, o un quarto d'ora, mezz'ora, quella persona va. Quindi anche quelli sono dei sospesi. E dobbiamo imparare a accogliere pienamente la natura della vita e viverla con integrità. Il cammino dei patri è questo, è un cammino di integrità. Tutti cadiamo, tutti la perdiamo, ma la bellezza di poter vivere, e lo ripeto, in un mondo che sta cambiando profondamente, dove stiamo cercando di umanizzare la tecnologia, l'intelligenza delle macchine, non abbiamo ancora trovato l'umano nell'uomo. È inutile che ce la raccontiamo. Noi non abbiamo trovato l'umano nell'uomo su vasta scala, massivamente. E questo è l'impegno più bello che possiamo assumerci in questo periodo per distinguerci dalle macchine, risvegliare l'intelligenza del cuore, l'intelligenza spirituale e vivere secondo virtù, vivere secondo carismi. Carisma in greco vuol dire il dono. Ed è questo il messaggio che volevo darvi stasera, nella semplicità del sospeso che avevamo lasciato in sospeso. Quello di impegnarci in un cammino di consapevolezza, in un cammino di integrità, di essere un noi in questo cammino, di essere contagiosi nella far vedere alle persone che è possibile vivere come se tutto fosse un miracolo, con quella meraviglia, con quella profondità, con l'integrità nella parola e quanto abbiamo fatto male e abbiamo guarito con le nostre parole. E durante l'evento ho chiesto pubblicamente perdono per ogni mia parola che ha ferito e per ogni mia perdona che ha. Per ogni mia parola che ha guarito, ho ringraziato. Ma l'impegno deve essere costante, deve essere un cammino di consapevolezza, un cammino di integrità. Sappiamo che l'integrità della ciotola, del patra, è possibile raggiungerla, viverla, vivere quella meraviglia, quella leggerezza, quella pienezza, e che i sei carismi sono un cammino reale. La bellezza è che questi carismi così potenti della parola, dei sospesi, del dono, della meraviglia, della pace, del vuoto, è un cammino concreto, dovrebbe essere il percorso previo o le basi, meglio, del cammino del filo d'oro, qualcosa che dobbiamo ricordarci costantemente. E questo era quello che volevo condividere con voi questa sera. Adesso vorrei aprire un piccolo spazio di domande e poi fare una pratica insieme e bere un po' di quest'acqua. Quindi chiedo a Luca, a Diletta, se posso, di leggere alcune domande, se vogliono, di scegliere di leggere alcune domande e
condivideremo alcune sensazioni e sentire. Intanto grazie di cuore per avermi ascoltato, per avermi dato spazio nel vostro sentire e per essere qua, per voler approfondire anche questo percorso, sia in Academy dove ci sono anche i mentoring, questo di fatto è un mentoring dell'Academy. E i tutor che seguono il percorso e poi chi di voi vuole nel filo d'oro per entrare in profondità ancora di più in tutto questo. Grazie. Unisco due domande, quella di Daniela che chiede: dovrei prendere delle decisioni, infatti, e sono bloccata. Possono esserci tutte e tre le possibilità, evitamento, paura e perfezionismo, possono essere collegate e la paura è solo frutto della mente? Allora, sì, possono essere collegate. Quando una persona inizia un percorso di consapevolezza, si rende conto che tutte quelle paure appartengono alla personalità, all'individualità, alla sensazione di essere separati e alla paura della solitudine, dell'abbandono, di non essere abbastanza, di non essere all'altezza, di non valere. Ed è per questo che è così importante comprendere che noi esistiamo al di là dell'individualità, al di là della personalità, al di là del nostro ego separato. È l'esperienza di questa unità fondamentale alla vita, questa vastità percepita, questo essere insieme alla vita, insieme a un noi, ci dà un senso profondissimo di coraggio, un senso profondissimo di sicurezza, che non è la sicurezza di una personalità forte, è la sicurezza che deriva dalla fiducia fondamentale nella vita. Quindi più tu diverrai consapevole di te, non di te come ego, ma la forza di un individuo paradossalmente si manifesta proprio quando tu vai oltre la tua personalità, oltre il tuo ego, quando inizi a espandere la tua coscienza, è lì che nascono un coraggio, un'integrità, un carisma straordinario. Quindi la cosa importante è che però tu ne prenda coscienza. Il primo passaggio di un cammino di consapevolezza è che tu prenda coscienza di queste dinamiche, che non le lasci lì, che non le eviti, perché sennò è un altro sospeso che tu lasci, il fatto di guardarti, di vederti, di conoscerti. E tu puoi entrare, prima hai paura di quella paura, hai paura di vedere quella paura perché dietro quella paura hai paura che ci sia un disagio molto profondo. Allora la eviti, avendo paura della paura, eviti quella paura, attraverso la paura, l'insicurezza. Invece io ti sto proponendo di fare un cammino dell'eroe, di entrare in quelle sensazioni, di vedere che non possono distruggerti, che dietro quella paura più grande, se tu ci passi attraverso, c'è un coraggio, una luce, una forza, un'integrità pazzesca, e che non devi avere paura di quello che senti. Devi entrare in quello che senti. Devi entrare in quello che senti. Il cammino dei Patra è esattamente questo. E l'esperienza della ricapitolazione, della masterclass della ricapitolazione, insegna esattamente questo. Ci sono degli strumenti che riguardano il ricordo, l'ascolto, la respirazione consapevole, l'intenzione profonda, la visualizzazione creativa, che fusi insieme tra di loro ci permettono di avere un impatto straordinario sul nostro sentire e di metterci in una condizione di equanimità, di chiarezza, di non reattività rispetto a questa paura e poi di sciogliere quell'emozione, di vedere cosa c'è dietro, cosa c'è dietro. Dietro c'è sempre, sempre, sempre una richiesta di amore, sempre. Ci spaventa questo amore che ci governi, che ci possieda, che ci renda matti, folli completamente, che non abbiamo più nessun controllo e che questo amore abbia controllo della nostra vita. È di questo che abbiamo profondamente paura, veramente, se scavi e vai in profondità. Ed è questo tipo di paura che va affrontata e che va sciolta. La buona notizia è che gli strumenti ci sono, esiste un gruppo di lavoro, esiste un sentiero autentico e soprattutto quello che manca è la nostra scelta, è la nostra scelta di entrare lì e di guarire, di non lasciarci soli. Quante volte mi avete sentito dire che siamo degli artisti? Noi abbandoniamo l'abbandono, lasciamo sola la solitudine, abbiamo paura della paura. Dobbiamo notare, renderci conto di questi aspetti. Spero di essere stato utile in questa prima risposta.
Grazie Daniel e grazie insomma a tutti i ricercatori che sono qui presenti. Si sente proprio la bellezza di mentoring che ogni mese teniamo in Academy e che insieme alle masterclass e alle sfide di consapevolezza per la community merita, insomma, vanno a costruire un percorso davvero bello e profondo che poi si va a completare nel filo d'oro. Chi vuole può anche cliccare il bottoncino per alzare la mano in modo che può parlare direttamente. Allora, una domanda che è arrivata da Marta è: quando il sospeso non dipende da noi, ma dall'altra persona con cui abbiamo una relazione, che ci lascia in sospesi e magari rifiuta il confronto, come ne usciamo? Questa è una domanda meravigliosa. Allora, innanzitutto, prima ho citato uno strumento straordinario che è la ricapitolazione, ma ci sono anche i percorsi di perdono, i percorsi di trascendenza, la capacità di purificare profondamente tutti gli aspetti vitali, fisici, emozionali, mentali, esistenziali e del passato dell'altra persona. Allora, innanzitutto, quando una persona ci tiene in sospeso, ci sono due strade da percorrere. La prima è interna. Dobbiamo innanzitutto metterci in una condizione di integrità, di non dipendenza da questa persona, perché se la persona ci lascia in sospeso vuol dire che noi abbiamo creato con questa persona una dinamica di dipendenza, ci siamo appoggiati. In una relazione, questo l'ho condiviso anche questo tante volte, ma può esserci questa condizione in cui tutte e due le persone dipendono l'una dall'altra e quando una delle due persone cade, l'altra cade. Oppure può esserci questa condizione in cui una persona è totalmente autonoma, indipendente e l'altra persona invece si appoggia. Quindi quando la coppia si separa, uno dei due crolla. Magari questa persona si è dato completamente, si è annullato in quella relazione, ci ha creduto tantissimo, ha lavorato per l'altra persona e nella separazione non c'era una condizione di integrità. Oppure la condizione migliore è questa, dove ci sono due individui totalmente indipendenti, integri in sé e quindi queste dinamiche tendono a essere risolte. Quindi il primo passaggio da fare è risolverla dentro, questo sospeso, vedere dove ci sono dipendenze, vedere di essere una condizione di integrità, di non. E poi la seconda cosa è affrontare la persona, chiedergli un chiarimento. Dirgli: guarda, questa è una cosa molto importante per me. Nel libro trovate, questo è importantissimo, l'indicazione che vi sto dando è veramente importante. Cercate nel libro il capitolo sulla parola. Sull'integrità della parola. Alla fine del capitolo dell'integrità della parola ci sono i rituali relazionali di coppia o tra amici. Sono delle vere e proprie parole rituali. Spiego come affrontare i sospesi, come creare degli spazi in cui tu lasci esprimere l'altro completamente, profondamente, lo ascolti senza interromperlo, senza giudicare ciò che sta dicendo. Il tuo obiettivo non è avere ragione, il tuo obiettivo è ascoltare, accogliere e sentirti attraverso le parole dell'altro. Lo lasci esprimere completamente finché non ha finito totalmente. Si inizia ritualmente, si inizia con un ringraziamento, con un abbraccio, con un momento in cui ci si guarda e si dice: ok, questo è un momento, abbiamo perso la capacità di parlare ritualmente, di ascoltare l'altro, di non giudicare ciò che dice, di rimanere nell'ascolto delle sensazioni senza necessariamente trovare una soluzione. Perché l'obiettivo è l'ascolto, non la risoluzione. L'obiettivo è l'ascolto. Abbiamo perso la capacità di sentirci, di ascoltarci, per il semplice fatto che tu vuoi sentire l'altro e in quel sentire c'è un'accoglienza, una presenza, una cura straordinaria. E poi alla fine permettere, una volta ascoltato, anche tu di esprimerti in quello spazio rituale di non giudizio, di ascolto rituale. Questo è importante. Quel capitolo leggetelo con profondità, applichiamolo, dedichiamo un mentoring nell'Academy proprio a questo, alla comunicazione rituale. La prossima volta potremo affrontare, leggere e approfondire questo. Soprattutto quando ci sono dei conflitti, la coppia è importante che senta che c'è uno spazio in cui tu ti puoi esprimere liberamente, che l'altro non si adirerà, che l'altro non ti giudicherà, che l'altro non si irriterà. Perché lo scopo è ascoltarsi, accogliersi, non avere ragione. Questo è importantissimo. Sapete quanto si abbassa il livello di conflittualità in tutto questo? Se voi create questi momenti rituali, la coppia inizia a crescere da un punto di vista coscienziale, di consapevolezza, di profondità, di empatia, di compassione, di presenza,
sono momenti che nutrono enormemente. Ogni volta che c'è un sospeso, una cosa che tu hai bisogno, chiama uno spazio rituale. Cerca di educare la tua coppia alla comprensione dell'importanza dello spazio rituale e provate, sperimentate questa cosa. Quindi affrontate questo sospeso e vedete se siete veramente disposti ad accogliere il fatto che lui non vuole sciogliere questo sospeso, perché ha paura. E proponetegli un percorso attraverso cui si evidenzia in maniera consapevole quale dinamica c'è dietro. Quale dinamica c'è dietro. E a volte arriverete a una conclusione che dovete perdonare, dovete accogliere o dovete lasciare andare perché non siete più disposti. Sapete, noi stiamo cercando una formula di risoluzione. Io non vi sto proponendo nessuna formula, vi sto proponendo una formula di ascolto. Vi sto proponendo di ascoltare il sospeso senza la pretesa di chiuderlo, creando uno spazio di ascolto, di accoglienza. La sensazione di dover chiudere qualcosa è dentro di te. Ciò che è chiuso si è già chiuso. Ci sono relazioni che noi le portiamo avanti, procrastiniamo perché abbiamo paura di perdere quel sostegno, di perdere quella sicurezza, di perdere quel calore, abbiamo paura di quel vuoto, ma la relazione è già chiusa, quello è un sospeso. Il sospeso è non chiuderla, non portarla avanti. Quindi quando ci sono dei sospesi che l'altra persona propone e non vuole risolvere, le strade sono due, anzi sono tre. Primo, lavorarlo dentro, ricapitolazione, perdono, meditazione, ci sono tutti gli strumenti. Due, affrontare quella persona in maniera rituale, proporre un percorso di comunicazione rituale e iniziare un percorso di ascolto profondo. Tre, se la persona continua l'evitamento, devi scegliere. Devi scegliere se tu stai in pace e continui lì, oppure se non sei disposto. Se non sei disposto a star lì con quel sospeso. Vivere una relazione integra, una relazione che non ha sospesi e non detti, vuol dire vivere leggeri. Vivere leggeri, altrimenti vivi con un peso, con un elastico e lo sai di cosa sto parlando. E quell'elastico ogni volta che vuoi andare libero nel mondo c'è una roba che è lì, che non ti fa stare integro. Come possiamo pensare di risvegliarci, di autorealizzarci se abbiamo accumulato una serie infinita di sospesi? Quantomeno perdoniamoli, liberiamoli, ricapitoliamoli, integriamoli dentro. E poi cerchiamo quelle persone, se non sono disposte lasciamole andare. Saranno loro con il loro sospeso, ma noi avremo fatto tutto quello che è in nostra possibilità per risolvere. Se abbiamo sufficientemente potere, sufficientemente consapevolezza, quel sospeso potrebbe risolversi. Ma ci vuole, è un superpotere. Guardate che è più difficile vivere senza sospesi che non camminare sull'acqua, eh? Ve lo posso garantire. Grazie Daniel. Tra l'altro hai parlato di relazioni, che è un tema estremamente affascinante e delicato, che tra l'altro anche di questo è presente una masterclass insieme a quella della ricapitolazione, insieme ad altre sette, che proprio va a esplorare cosa sono le relazioni tossiche, quelle nobili, come andarle a purificare, cioè veramente un bel percorso. Allora c'è Lori che ha alzato la mano, le do la parola. Sì? Ciao Lori, è bello vederti. Ciao Daniel, che bello anche per me. Allora, io ho un sospeso con una sorella, nel senso che mi sento da sempre in debito con lei e non riesco proprio a prendere in mano questa situazione. E adesso c'è anche mia sorella disabile da gestire, c'è un'eredità da gestire e io non riesco a tutelarmi. Può essere legato anche a un qualcosa di una vita precedente, perché è proprio, cioè penso che sia il nodo della mia vita. Allora, innanzitutto ti invito a, nel capitolo del dono, nel libro, c'è un paragrafo dedicato alla madre, è tra i primi paragrafi, ed è un ricercatore del filo d'oro che mi dice che si sente in debito con la mamma, perché la mamma gli ha dato la vita e quindi lui voleva sapere se doveva, non, vole, viveva male questa cosa, gli dava fastidio, era in ribellione con la madre. Perché si sentiva in debito, si sentiva non all'altezza di questo dono dato, quindi
Dice, ma quindi come faccio a essere indipendente, essere io veramente, non dipendere, non avere questa sensazione di dinamica, questa dipendenza? Devo tagliare, devo andare via, devo vivere la mia vita. E io gli ho risposto in questa maniera molto semplice, gli ho detto, se tu vuoi guarire questo debito, non devi rifiutare o tagliare con la madre, devi essere madre, devi farti dono come la madre si fa dono. Devi essere madre. Una madre si fa completamente dono. Ha fatto il dono della sua vita al figlio e gli ha donato la vita ed è nutrice. Inizia a essere madre. Essendo madre, estinguerai quel dono perché ti trasformerai nel soggetto stesso che stai rifiutando. Quello che io posso condividere con te è che innanzitutto riprendi in mano il perdono a specchio. E fai un ciclo molto profondo diventando tua sorella, entrando nei suoi panni, sentendo le sue situazioni. Perché dentro di te c'è una grande polarità. Tu stai cercando come risolvere la polarità senza integrarla, devi portarla dentro, tua sorella, dentro, nel sentire. Devi entrare in profondità dentro di lei. Utilizza anche la formula del perdono come se fossi lei. Entra in lei, sentila, risolvila. E poi la seconda cosa che ti consiglio di fare è quella di ricapitolarla. Cioè, fatti un ciclo di 28 giorni di ricapitolazione profonda, rivivendo tutta la storia con tua sorella, dall'ultima situazione alla prima. Stai ogni giorno con quelle sensazioni, con quelle situazioni, penetra dentro attraverso il respiro. C'è una masterclass bellissima sulla ricapitolazione. Entra, ripetila, pulisci, 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 pulisci ogni sensazione, ogni dinamica energetica, ogni sensazione di... E poi subito la ricapitolazione unisci i processi di perdono, quindi di dichiarazione, di responsabilità, di gratitudine e poi di amore. La prima cosa che ti chiedo di fare quindi è un ciclo di grandissima purificazione, di grandissima consapevolezza di tutto quello che ti abita. Entraci dentro questa sensazione. Non ti preoccupare questa vita, altre vite, non ha importanza capire il perché. Ha importanza quello che tu in questo istante senti, dove lo senti, quanto sei capace di scioglierlo, di vivere nella leggerezza. E renditi conto che attraverso questo processo che tu apparentemente stai dedicando a tua sorella, in realtà la presenza di tua sorella ti sta spingendo a sentirti, ascoltarti, essere presente per te, prenderti cura di te, entrare in profondità in quello che senti, non abbandonarti, ma ti rendi conto della bellezza, stai trasformando un'occasione di dolore in un'occasione di ascolto, di rigenerazione, di meditazione, di elevazione, di crescita, stai onorando questa relazione. E quindi questa relazione ti riporta in una condizione di integrità, ma di integrità con te stessa, non integrità con lei. E poi piano piano alla fine di ogni processo di ricapitolazione, di perdono, scrivi che cosa vorresti, scrivi che cosa è importante per te, scrivi quanto è importante tutelarti. Ecco, questi sono i passaggi che ti consiglio di fare. E alla fine del mese senti quando è il momento di affrontare la situazione. E in questo mese, questi 28 giorni, apriti alla fine delle pratiche alle possibilità, alle infinite possibilità. Magari ti viene un'idea, ti viene il momento giusto, l'energia giusta. Se gli fai la telefonata nel momento sbagliato, non risolvi. Se gli fai la telefonata col livello di consapevolezza giusto, si apre tutto, si risolve tutto. Magari una relazione che è in sospeso da tanti anni perché tu cambi profondamente, altrimenti si affronteranno le cose come devono affrontarsi, a volte a muso duro. Non c'è altra soluzione. Però il punto è che questa situazione deve trasformarsi per te in un'occasione di consapevolezza, di profondità. Io sento alcuni giorni che non è il caso, non ho l'energia, sento che se non ho il livello di consapevolezza giusto, se affronto quella situazione succede un casino, non la risolvo. Allora devo entrare in un processo di centratura, di purificazione. A volte passa anche attraverso l'alimentazione, a volte devo praticare un digiuno, devo centrarmi nella meditazione, devo sollevare il livello di consapevolezza. A un certo punto sento che quando ho un livello alto di consapevolezza, magari dovevo semplicemente lasciare un momento in sospeso quella situazione lì ed entrare in altre esperienze che mi sollevano il livello di energia, poi torno lì e ho quella compattezza, quella lucidità, ma soprattutto quel livello di coscienza, di consapevolezza che mi permette di scioglierla quella situazione, altrimenti entro in reazione, sono molto reattivo alle dinamiche di dolore, voglio far dolore all'altra persona, mi sento risentito, non sono equanime, non sono distaccato, non ho compassione. Abbiamo necessità a volte di distanza, di distanziarci da quello che crediamo di essere, dal nostro ego.
Perché il nostro ego crede di essere ferito, crede di, che ci sia il senso di ingiustizia, vuole avere ragione, vuole il senso di rivalsa, vuole il senso di ecco, tutte queste cose che non ti dominino, tutte queste cose. Tu sei un'altra cosa. Recupera il senso più profondo di te stesso, di te stessa, e dopo agisci, ma agisci attraverso un livello differente di consapevolezza. Perché credete che il mondo che stiamo vedendo sia com'è? È così perché continuiamo a legiferare, a prendere soluzioni da livelli di consapevolezza improponibili, improponibili. Proprio l'altro giorno su Lightgate e l'altro giorno ho ricordato che siamo una specie egoica, terribilmente egoica, terribilmente egoica. Non abbiamo neanche il senso del noi ben sviluppato ancora. Non dico del noi, nel noi neanche tra esseri umani, non dico con tutte le altre forme di vita. Chiamiamo santi le persone che sono riuscite a sentire nel sole, nell'acqua, negli animali e nella morte, fratelli e sorelle, quando dovrebbe essere la condizione diffusa, lo sforzo più grande che dovremmo fare a livello di educazione nelle scuole, proprio questo, sollevare il livello di consapevolezza dei ragazzi. E invece parliamo di tecnologia, parliamo di senza i valori reali. Quindi inizia questo percorso, Lori. Grazie per la risposta minuziosa e chiarissima. Grazie a te. Grazie, Daniel. Le indicazioni che hai dato sulla ricapitolazione, tra l'altro, sono la risposta anche a tante domande che erano presenti nella chat: da dove inizio con i sospesi con i genitori, da dove inizio con i sospesi con i figli. Tiziana, secondina, che ha alzato la mano. Un secondo, voglio concludere queste indicazioni dicendo una cosa importante. Da dove inizio? Inizia da ciò che senti. La bellezza di avere a disposizione queste tecniche, questi processi, ci danno la possibilità di entrare in contatto profondo con quello che noi sentiamo, che di solito si rifiuta, ci spaventa, lo giudichiamo. Ma il percorso è l'opposto. Non abbiamo paura di entrare nel sentire, di sciogliere gli aspetti energetici, emozionali, mentali, più sottili, causali, esistenziali, che entrano in gioco, di capire dove siamo agganciati, di liberarci completamente dalle aspettative, dal bisogno di avere ragione, di centrarci, di entrare in uno stato più grande di nobiltà, di purezza, e dopo agire. Ma agire da una condizione di impersonalità, agire da una condizione di bellezza e di verità. E l'azione è totalmente diversa. Tiziana. Ciao Daniel, io volevo chiederti, saluto tutti, anzi, prima di tutto, volevo chiederti come possiamo risolvere un sospeso con qualcuno che non c'è più, per cui non possiamo interagire, non possiamo chiedere perdono, non possiamo chiedere spiegazioni, non abbiamo la seconda parte, no? Quella del dialogo e del confronto. In realtà non è vero che non c'è più, semplicemente non possiamo vederlo e apparentemente non possiamo sentire, ma possiamo entrare in un profondissimo processo di perdono, profondissimo. Attraverso il perdono a specchio possiamo entrare nella sua forma, incarnarlo noi, visto che non c'è più, diventare noi quella persona, sentirlo nella nostra carne, nella nostra mente, nei nostri pensieri, proprio la persona a cui dobbiamo chiedere perdono o che dobbiamo perdonare. Possiamo diventare noi quella persona. E diventando noi sentirlo, dargli voce. Nella scuola del perdono c'è un modulo dedicato all'albero genealogico. Ed è un modulo molto forte. Molto forte. Perché ti dà la possibilità di sentire e di dar voce alle persone che hanno dei sospesi che non ci sono più. Noi possiamo farlo per queste persone e facendolo liberiamo noi perché comprendiamo il loro punto di vista. Quindi voglio che tu sappia che gli strumenti ci sono, che in Academy c'è tutto e che sono strumenti molto belli, molto forti, molto semplici, molto umili, ma molto efficaci allo stesso tempo. Il mio consiglio è quello appunto di iniziare un processo profondo di perdono e anche in questo caso di ricapitolazione, utilizzando il perdono nell'albero genealogico, il perdono. Il perdono a specchio. C'è una grande possibilità di liberare il cuore tuo e liberando questa persona, libererai questa persona. Accade sempre così perché c'è un
una relazione di reciprocità straordinaria. Ti rendi conto che liberandoti liberi e liberando ti liberi. È sempre in questo modo che accade. Quando non riesci a liberarti, libera l'altra persona dalle tue aspettative, dal tuo dolore, dal tuo rimpianto. Liberala. Solo tu puoi fare questo. Solo tu puoi fare questo. E ti renderai conto che se non riesci a liberarti, devi liberare l'altra persona di questi aspetti. E liberandola ti libererai. C'è questo rapporto di reciprocità. Tutto l'universo ritorna all'unità. Tutto l'universo ritorna all'unità. Attraverso la nostra grande inconsapevolezza noi creiamo distanza in ciò che distanza non ha. C'è un livello di comprensione dell'unità fondamentale della vita che ci ricorda che siamo una sola cosa. Siamo una sola cosa. Anche con gli assassini più terribili. Siamo figli della stessa vita. Dobbiamo scegliere se odiare o no e se odiarci o no. E questa è solo una tua scelta. Però voglio che tu sappia che gli strumenti esistono. Grazie, Daniel. Grazie. Bene. Ah, non ci sono altre domande? Ci sono altre domande. Vogliamo fare l'ultima e poi passiamo alla pratica? Facciamo le ultime due mani alzate e poi passiamo alla pratica. Antonella e Daniele. Aspetta, ecco Antonella, ora sei sbloccata. Ok, grazie. Ciao Daniel. Volevo solo condividere con tutti voi un mio sospeso che oggi forse è meno sospeso. Io sono un'insegnante di sostegno e seguo un bambino autistico di 5 anni e oggi dopo tanta fatica, dopo 2 anni di sinergia con insegnante, con logopedisti, eccetera, eccetera, con colleghe, con bambini e via, siamo riusciti a sentire le prime parole. È rinato. E voglio condividere questa grande gioia perché era un grandissimo mio sospeso. Non è solo lavoro, è amore, è dedizione, è cura. E quindi solo questo volevo condividerlo con tutti voi, perché per me è il giorno bellissimo. Grazie. Questi sono i sospesi dei compiti del nostro Dharma, della nostra natura, che lasciamo così e alcuni di questi fioriscono poi e ci danno questa sensazione di felicità. Grazie Antonella. Daniela. Non ti sento. Mi senti? Adesso sì. Mi sentite? Ti sentiamo. Sì? Sì, sì. Grazie. Ciao. Ma quanto sei bello da 1 a 10? Tu stai guardando per te. No, no. Allora, quello è una domanda che me la faccio e me la faccio da un po' di tempo. Prima di tutto vorrei chiedere scusa, non ho questa padronanza della parola, essendo una rumena, ok? Esco da una relazione, di questa relazione da un anno e mezzo e 2 anni. Un anno e mezzo, 2 anni, e sto così bene da sola. Io sto bene, io mi sento bene. Però ho i miei amici, la mia famiglia. Madonna, ma non pensi che forse dovresti avere una relazione? Ma come mai tu non ma perché no? E io l'ho messo sui sospesi. Io non sbaglio, no, però io sto bene. Non è che ho questo bisogno di stare con qualcuno, di avere qualcuno. No, e questa è una mancanza di amore, e me ne freghismo, non assumersi la responsabilità.
è un dolore che non lo sento, oppure ho paura di abbandono, sto pensando che cos'è. Come mi rispondo? Che risposta mi devo... Mi puoi aiutare? Allora, posso condividere con te il mio sentire. Innanzitutto c'è un momento della nostra vita in cui noi ci muoviamo verso le relazioni per mancanza. Hai bisogno di una relazione perché uno si sente solo, perché la famiglia ti spinge verso la relazione. Ho raccontato una storia molto carina l'altro giorno, che è presente nel libro, cercatela. È la storia di questa mamma che stava parlando con la figlia e gli ha detto: ma allora quando ti sposi, mi fa? E lei dice: ma mamma, io non sono neanche fidanzata. E dice: ma un fidanzato lo troviamo da sposare. Cioè il problema non era se si amavano, il problema era che si doveva sposare. Allora la figlia si è adirata tantissimo, io ho assistito veramente a questa dinamica, e gli ha detto: ma come ti permetti, ma tu sei sposata da 40 anni e il tuo matrimonio è un fallimento. Gli ha detto: sei infelice, siete insieme semplicemente per dinamiche compensative di abitudine, di sicurezza, ti ha tradito, sei stata male, eccetera eccetera. E sei lì e consigli a me di fare il tuo stesso errore solo perché a te dà sicurezza, e sai che mi renderebbe infelice fare quello stesso errore. Quindi innanzitutto chiediti cosa senti tu e impara a riconoscere cosa profondamente sono i tuoi bisogni, le tue necessità, non della personalità ma proprio dell'anima, della parte più profonda di te, e non avere paura di essere eretica, di seguire la tua unicità, di non aderire a modelli preconfezionati che ci propongono costantemente, modelli di successo, modelli di coppia, modelli di relazione, sono tutte illusioni. La nostra unicità, tu sai perfettamente di cosa hai bisogno. Così come lo sa un fiore, così come lo sa, è la nostra natura, è che siamo disconnessi e abbiamo paura di ascoltarci, di seguirci, perché l'educazione attuale è un processo di disconnessione, di adesione a regole, esigenze sociali, di mercato, familiari, di modelli, ma non è un sistema che ti spinge ad ascoltarti, a riconoscerti, a riconoscere la tua vocazione, la tua unicità. È un lavoro questo che ognuno di noi deve fare per sé. Non ci sono scuole che educano a questo, a parte appunto il contesto in cui siamo, che ci spinge, l'Academy, il Filodoro, ci spingono costantemente verso l'ascolto, verso la realizzazione del nostro Dharma, della nostra natura. Quindi questa è la prima dinamica. Oppure ti puoi non muovere verso una relazione attraverso la mancanza, ma attraverso una sensazione di integrità. A quel punto tu non stai cercando una relazione. E se la relazione deve accadere, accade perché è la natura della vita. Quell'appuntamento era già scritto, non è il prodotto di un ego, è il prodotto di un qualcosa che era nell'aria, e anche se porterà dolore nella tua vita sarà un grandissimo insegnamento, un grandissimo insegnamento. Avete visto? A volte nella nostra vita noi stiamo così ben da soli che quando dici: ma guarda, quasi quasi resto tutta la vita così, perché mi fa... in quel momento arriva la coppia. In quel momento l'universo te la manda dritta, 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 e tu ti dici: porca miseria, stavo così bene da solo. Però a quel punto accade perché è una prova, perché è un passaggio. Quindi voglio dirti: non avere preoccupazioni, ma soprattutto non cedere alle pressioni dell'esterno che ti dicono cosa sia giusto o non giusto fare. Abbi il coraggio di ascoltarti, di sentirti, di riconoscerti e di godere questo momento in cui stai bene con la relazione più importante di tutti, che è quella con te stessa. Approfondiscila, diventi più consapevole, saziati della tua presenza, della tua crescita, della tua bellezza, del tuo silenzio, della tua vastità, della tua profondità. Cioè, veramente instaura una relazione di integrità con la vita e con te stessa. E una volta fatto questo, vedrai che la persona viene o non viene, ma in ogni caso tu starai bene. E questo è la grande differenza. Non agire nella propria vita attraverso dinamiche di compensazione. Ma guarda, Daniele, che è molto difficile. Io, per esempio, ti faccio un esempio che è successo con voi. Allora, io voglio fare un ritiro con te. Ritiro quello in agosto, no? E mi chiede a un certo momento: con chi vieni? E guarda, se anche voi mi chiedete con chi vengo, cioè il fatto di essere sola, cioè sei diversa di tutti,
In gruppi, quando vai, tu sei da sola, Madonna. Cioè, è molto difficile vivere in questo mondo che è così bello che io l'adoro. Però è difficile se sei da solo, se sei con uno che non stai bene, ma sei con uno, con una persona, ma no, cioè, in quel momento fai parte di questa società. Io non è che non voglio far parte da questa società, io dico che io in questo momento, e non lo so in futuro che cosa sia, non voglio niente, però stai male quando cerchi le persone come te, come me, li stai cercando e non li trovi perché ti chiedono con chi vieni. Va bene, fai ritiro per meditazione, ma con chi vieni? In quel momento io ho detto, allora devo trovare qualcuno con quale andare. Cioè, allora, nessuno può averti chiesto del mio gruppo con chi vieni. E se te l'ha chiesto qualcuno, ti prego, scrivilo a Diletta e Luca, così ci parlo io con questo qualcuno. Sì. Anzi, ti invito, ti chiedo, vieni sola, magari trovi qualcuno lì, o magari ti fidanzi con un albero, con una capretta, con una pecora della Sardegna, con l'isola di Tavolara, ti fidanzi col mare, col sole. Io credo che tu non sia sola. Guarda quante persone ci sono qua, quante persone disposte a mettersi in discussione, ad ascoltare, a non giudicare, ad accogliere. Sono tante queste persone. Quindi ti prego, liberati da questi pensieri, perché sono semplicemente dei pensieri. Nessuno vuole che tu sia accompagnata, qui almeno, credo, quantomeno io. A me, che tu sia accompagnata, che non sia accompagnata, non cambia niente. Per me l'importante è che tu sia coerente con te, con ciò che senti, anche nell'errore. E va bene, e vai bene così come sei, sola o accompagnata. Quando vorrai venire in Sardegna, se tu verrai sola, sarai benvenuta. Se verrai accompagnata, sarete benvenuti. E adesso entriamo nella pratica. Vi chiedo di fare un atto molto semplice, molto semplice. Stasera mettiamo un seme, ma lo metteremo tutti insieme. E il fatto di fare questa pratica tutti insieme accelererà i processi di risoluzione dei sospesi. Lasciate che aperta la possibilità che accada qualsiasi cosa con dolcezza. Quindi sediamoci in una posizione comoda, con la colonna vertebrale eretta. Facciamo un profondo respiro, chiudiamo gli occhi. E senti come se lentamente ad ogni respiro tu potessi espanderti oltre il tuo capo, nel cielo, sempre più in alto, con leggerezza, e oltre il cielo, nel vuoto dello spazio, del cosmo. Ogni respiro è un'espansione sempre più in alto nella leggerezza, nella semplicità, nella vita. E ricorda profondamente che tu non sei nessun nome, nessun personaggio, nessun corpo. Semplicemente sei, esisti. Una coscienza presente nella vita. E ad ogni respiro espanditi, sali sempre più in alto. E inizi a vedere il centro di questo sistema di pianeti, un sole splendente, radiante, un punto di luce nel vuoto del cosmo, sospeso, incandescente. Inspira profondamente, avvicinati a questo sole, che diventa sempre più grande, sempre più forte, più luminoso,
irradia calore, vita, ed inspira profondamente ed entra dentro questo sole adesso. Ed espirando espanditi, espanditi, occupa completamente questo sole. E fonditi con esso, fonditi con il sole, con l'archetipo solare che rappresenta il centro, il dispensatore di luce, di calore, di vita, di amore. E semplicemente fai vibrare in questo essere sole mentalmente queste parole, come se fosse il sole a pronunciarle. Senti, io sono. Io sono luce. Io sono amore. Io sono vita. Lascia che si risvegli in te una coscienza solare, la coscienza di essere il centro che irradia luce, calore, vita, che porta ordine in un sistema di pianeti che sono le tue emozioni, le tue sensazioni, le tue relazioni, le situazioni che vivi, ogni pianeta che gira intorno a te e che tu illumini, mantieni un ordine grazie al tuo essere quel centro che irradia quella luce, quell'amore, quella vita, quel calore. E in questo sistema di pianeti senti qual è il sospeso che vuoi risolvere, che vuoi liberare. E immagina di prendere quel pianeta, che è quel sospeso, e di metterlo adesso nella giusta orbita. E di lasciarlo e nella sua orbita perfetta. Tu sei nel centro, coerente, fuso con la tua natura di luce, di calore, di vita. E quel sospeso rientra nella sua giusta orbita, diventa un pianeta, guarisce, si libera. O senti se doveva semplicemente uscire dalla tua orbita. E se così è, se senti questo, lascialo andare. E vivi internamente il tuo essere nel centro, il tuo essere capace, per tua stessa natura, quando sei collegato con essa, di generare armonia e equilibrio. E immagina di tenere tra le tue mani una sfera. Metti i palmi rivolti l'uno verso l'altro. Immagina di contenere una grande sfera tra le mani. Una stella, un sole, una sfera di luce con immenso calore, vita. Una stella libera, integra. Ed è tra le tue mani. Inspira profondamente ed espirando inserisci dentro questa sfera luminosa il sospeso in questione. Inspirando con le narici
Questa sfera incandescente di luce brilla più intensamente e fa penetrare questa luce dentro il sospeso, purificandolo, soffiando dalla bocca. Questa luce irradia, si espande, liberando totalmente il sospeso, portando perdono, libertà, integrazione, guarigione. Respiriamo insieme. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Otto, nove, venti, uno, due, tre, quattro. Cinque, sei, sette e otto. Svuota l'aria completamente, rimani in apnea, lascia che quella luce lavori, senti ogni sensazione in apnea, senti luce, guarigione. Integrazione, libertà, ascolta, senti, vedi cosa accade tra le tue mani. Inspira e libera. Inspira profondamente, libera quel sospeso. Inspira profondamente, lascia andare, libera quel sospeso. Affidalo completamente alla luce. Lascia che la luce lavori, senti discendere come una pioggia di luce che porta pace, risoluzione, perdono. Liberazione, integrazione, quiete, giustizia, verità. Affidati completamente, lascia che quella luce lavori. Senti tra le tue mani quel sospeso che diventa luce, che si fonde con una luce più grande, si apre completamente, non ha più confini, limiti, diventa luce della stessa luce che hai tra le mani. Lascia che questa luce lavori intensamente, che penetri all'interno di quel sospeso, che lo illumini completamente, che porti risoluzione, che porti pace, che porti liberazione. E mentre la luce lavora, ripeti mentalmente o a voce alta insieme a me queste parole. Perdono e libero per sempre.
tutto ciò che è stato, nello spazio e nel tempo, sono libero e felice. Grazie. Inspira profondamente e soffia dalla bocca e libera ciò che hai tra le mani. Soffia tra le mani. Lascialo andare nello spazio, affidalo alla vita, affidalo alla luce. Lascia che questa luce entri in te, vinca ogni resistenza, ogni causa, venga purificata, liberata, guarita, che possa discendere ispirazione, forza, umiltà, pace in te. Chiedi mentalmente perdono se è ciò che deve essere fatto, o ascolta. La voce di quella persona che chiede perdono, se è questo che deve accadere. E fai un pensiero di ringraziamento per questo spazio di ascolto, di silenzio e anche di umiltà affinché sia fatto ciò che deve essere fatto. Sii presente nella tua intenzione di risoluzione, di comprensione, di amore, di giustizia, di verità, di pace, soprattutto di guarigione, intenzione profonda di amore. E senti che questo amore porta leggerezza nel cuore, leggerezza nel perdonare, nell'essere perdonati, nel capire, nel superare, nel lasciare andare. E semplicemente fai un pensiero di gratitudine ed esplora il profondo desiderio di liberarti, di purificarti, di realizzarti, di ritornare in una profonda condizione di integrità, di pace. Il profondo desiderio di rallentare, di fermarti, di ascoltare, di guarire, di prendere lo spazio e il tempo del perdono, dell'amore, della verità, dell'ascolto, del perdono di te stesso e degli altri. E semplicemente pronuncia le parole: io mi perdono. Io chiedo perdono. Facciamo un profondo respiro e sentiamo tutte le persone qui presenti, tutti i figli della stessa luce, della stessa vita, con la stessa intenzione profonda di vivere integrità, di condividere integrità e di camminare insieme. Inspira profondamente ed espirando dalla bocca, apri i tuoi occhi e riprenditi. Grazie di cuore, affidiamo tutto quello che abbiamo sentito in questo processo senza desideri, senza forzature di risoluzione. Lasciamo che questo ascolto prenda spazio dentro di noi, che questo ascolto prenda e che questa luce possa lavorare dentro di noi. Più la accogliamo, più prende spazio e più lavora. Vi ringrazio di cuore per questi momenti. Vi invito a far parte di questa Academy, vi invito a far parte del Filo d'Oro. E vi invito al ritiro introduttivo e poi ai percorsi che facciamo in Academy, ma soprattutto vi invito alla lettura, che non sia una lettura superficiale di questo libro, perché è un libro molto intimo e capace, proprio perché non ha pretese di farlo,
invece di trasformare la nostra mente, di aprire il nostro cuore, proprio di risvegliare profondamente la coscienza. E soprattutto vi invito a camminare insieme, a viverla, questa trasformazione, insieme. Grazie di cuore, lascio la chiusura di questo incontro a Luca e Dilep, anche loro vi inviteranno e spero di abbracciarvi fisicamente, presto. Grazie. Grazie di cuore Daniel e grazie a questo noi qui insieme adesso e noi siamo e accogliamo a braccia aperte qualsiasi sia il cammino e modo con cui vogliamo proseguire insieme. Le porte di Academy, come sapete, sono aperte e oggi abbiamo la gioia anche di aprire le prescrizioni del ritiro introduttivo del Filo d'Oro. Dal 19, adesso io con le date sono, però dal 19 settembre per 3 giorni, quindi al 22 settembre. Trovate poi il modulo nella chat e lo condivideremo come sempre anche tutte le informazioni via mail e in tutte le chat. Per qualsiasi cosa noi siamo sempre qui, in ascolto e a disposizione. E per i ricercatori dell'Academy ci troviamo il 24 per un nuovo mentoring dedicato al terzo archetipo del sistema solare interiore, dedicato proprio alla Luna. Quindi buonanotte a tutti e ci vediamo in Academy nel Filo d'Oro. Ciao, buonanotte a tutti, ciao Luca, ciao Danita. Buonanotte a tutti, buonanotte, grazie, ciao Daniel, buonanotte. Per sempre piangere. Chi lo dice? Che volte con questa meditazione, questa pratica piango come un allora. Io con qualcuno